La riserva è stata bruciata un'altra volta, è un'altra volta. Quello che sta avvenendo è una devastazione ambientale. Simona Barba, presidente di Radici in Comune, associazione politico-ambientalista, interviene sulla riserva d'Annunziana, istituita 24 anni fa e che oggi non risulta ancora dotata di un comitato di gestione né della direzione scientifica. L'associazione, oltre a documentare con un report quella che definisce inerzia gestionale naturalistica più totale, si chiede che fine fa il legname di sbosco delle attuali operazioni di bonifica, operazioni che riguardano l'incendio della pineta avvenuto il 1 agosto di 3 anni fa. Il cantiere aveva delle prescrizioni ben precise nell'effettuare l'esbosco, ebbene queste non sono state rispettate. Abbiamo avuto conferma dal dottor Febbo che c'è stato uno scempio ambientale. Le plantule sono state distrutte da questo cantiere che era difficilissimo da gestire. Non esiste un comitato scientifico, non esiste un comitato di gestione. Chi ha controllato l'operato? Alle nostre spalle abbiamo tutti i tronchi che sono stati portati fuori. Quanti ne sono? Gli alberi morti erano 400, qui abbiamo i tronchi e chiediamo anche, per un'ennesima volta, verranno bruciati e quindi verrà bruciata nuovamente la riserva e il nostro NOCO 2 listato a lutto, è proprio per chiedere, verrà ributtata l'anidride carbonica che in questi anni è stata stoccata dai nostri pini? La pineta è stata di nuovo vittima di un incendio in questo momento. L'associazione inoltre punta il dito anche contro la programmata piantumazione prevista dal Comune. Hanno previsto la piantumazione di nuovi pini d'Aleppo. Sono in arrivo a 200 pini d'Aleppo. Quello che può essere una vittoria per noi è la conferma e l'ammissione di una sconfitta. Le nostre piante dovevano rinascere e c'erano, perché dagli ultimi monitoraggi c'erano piante anche alte 40 centimetri. Quello che chiediamo è: com'era il monitoraggio delle plantule prima del cantiere e com'è il monitoraggio delle plantule dopo il cantiere? Vogliamo i dati.